Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale fa precipitare la parte scientifica e intellettuale dell'Europa in una situazione di estremo disagio. Crolla la convinzione che scienziati e intellettuali possano convivere in modo pacifico. Gli schieramenti si fanno subito netti e assoluti e gli scienziati si dividono da una parte o dall'altra del fronte. Si assiste ad una partecipazione di tutti allo sforzo bellico del proprio paese. Così fa anche Marie Curie, che si mette subito a disposizione della Francia, ma in modo diverso da come hanno fatto altre sue amiche. Marie comincia a pensare che i raggi X possano servire alla causa nazionale, aiutando i dottori a vedere pallottole, schegge di granate e ossa rotte nei corpi dei soldati feriti, e comincia a studiare un modo per far arrivare più vicino possibile al fronte le tecnologie di radiografie con i raggi X. Marie riesce a farsi donare un'automobile, la attrezza con un equipaggiamento per i raggi X e crea così la prima unità radiologica ambulante. Due anni più tardi, nel 1916, le automobili radiologiche sono diventate 20 e circa 200 centri di servizio radiologico sono stati istituiti da Marie in altrettanti avamposti. Nel 1919 l'Istituto del Radio viene finalmente terminato e Marie vi trascorrerà la maggior parte del resto della sua vita. Sotto la direzione di Marie, l'Istituto del Radio diventa un centro mondiale per lo studio della radioattività, in cui lavorano decine di scienziati. Proprio in questo istituto, la figlia Irène, insieme al marito Frédéric Joliot, scoprirà nel 1934 un fenomeno fondamentale per lo studio della struttura dei nuclei atomici e per lo sviluppo dell'energia nucleare: la radioattività artificiale. Irène e Frédéric Joliot-Curie fanno la formidabile scoperta che, oltre agli elementi spontaneamente radioattivi presenti in natura, è possibile crearne altri in laboratorio. È la cosiddetta radioattività artificiale. La coppia arriva alla scoperta osservando la trasformazione di un elemento, in questo caso l'alluminio, in un altro, in questo caso il silicio, tramite bombardamento con particelle alfa. Durante la trasformazione, i coniugi osservano che si è creato un isotopo radioattivo artificiale, quello del fosforo. Per questa scoperta formidabile, la coppia vincerà il premio Nobel per la fisica nel 1935. Il giorno dopo la scoperta, Irène e Frédéric chiamano gli amici più intimi ad assistere alla dimostrazione che confermerà i loro esperimenti. Tra questi arriveranno insieme la madre Marie Curie e Paul Langevin. Marie è già gravemente malata. Dopo pochi mesi, il 4 luglio 1934, Marie muore per una forma di anemia perniciosa aplastica, causata probabilmente dalla lunga esposizione alle radiazioni. Dal 1995 le spoglie di Marie Curie riposano nel Pantheon di Parigi, accanto a quelle di Voltaire e Victor Hugo. D'accordo con me, Pierre Curie rinunciò a trarre un profitto materiale dalla sua scoperta. Noi non prendemmo alcun brevetto e pubblicammo senza riserva alcuna i risultati delle nostre ricerche, come il processo di preparazione del radio. Sono tra coloro che pensano che la scienza abbia in sé una grande bellezza. Uno scienziato nel laboratorio non è soltanto un tecnico. È anche un bambino posto di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come fossero fiabe. Dobbiamo avere un mezzo per comunicare all'esterno questo sentimento. Non dobbiamo lasciar credere che i progressi scientifici si possano ridurre a meccanismi, a macchine, a ingranaggi che d'altronde posseggono anch'essi una propria bellezza.